Con il coordinatore del Palio dei Normanni di Piazza Armerina, la famosa manifestazione in costume storico più antica del meridione d'Italia, ben 63 edizioni all'attivo, che ci invita allo straordinario evento che ci sarà per domenica, in quanto appunto in concomitanza con la venuta del Papa, il comune di Piazza Armerina ha voluto organizzare un'edizione straordinaria del Palio per poter fare in modo che tutti i visitatori che sono qui in questi 3 giorni possano vedere l'evento. Prego, dottore Bullo. Salve a tutti. Sì, come giustamente è stato detto, noi abbiamo deciso di riproporre un'edizione speciale del Palio dei Normanni in occasione della venuta del Pontefice, per dare visibilità a questa nostra manifestazione, famosissima, però ancora secondo noi poco pubblicizzata, o meglio, non pubblicizzata come dovrebbe essere. Daremo vita ad un corteo ridotto. Di recente, quindi nei giorni previsti ad agosto, abbiamo dato vita ad una manifestazione veramente molto molto bella e numerosa, con un corteo che ha superato le 700 unità di figuranti. Quello che riproporremo in questi giorni, per una serie di motivazioni di natura tecnica e non solo, soprattutto di sicurezza, sarà molto più ridotto, circa la metà, un 300 figuranti in linea di massima. Sarà un corteo unico, senza nessun tipo di distaccamento, quindi il corteo partirà nella sua interezza A che ora? intorno alle 17 della domenica. Partirà dal cortile della scuola Falcone Borsellino, quindi con un corteo unico. Attraverseremo il paese in quella che è, diciamo, l'iter, il percorso quello standard. Quindi usciremo dalla scuola San Pietro, percorreremo la strada, quindi dalla via Generale Ciancio fino alla fine, quando diventa via Conte Ruggero. Gireremo praticamente all'altezza dell'Arpoil, il rifornimento alla stazione. Passeremo di fronte alla Piazza caserma Senatore Piazza Marescalchi, Senatore Via Comune di Marescalchi, Piazza passeremo di Armerina. fronte alla caserma dei Carabinieri, quindi via Gabriele D'Annunzio, poi faremo tutto il viale Generale Muscarà fino alla salita di Santo Stefano. Alla salita di Santo Stefano ci fermeremo per una prima pausa doverosa. Noi ricordiamo che il Palio Standard si divide in tre diverse giornate e ogni giornata è caratterizzata da una sua particolare manifestazione, particolare evento. Daremo vita a una piccola e veloce benedizione delle armi in Piazza Semini, poi il corteo riprenderà verso la cattedrale. In cattedrale verrà simulata una breve, anche in questo caso, consegna delle chiavi al conte Ruggero, e il corteo nella sua interezza ridiscenderà dalla cattedrale, praticamente ripercorrendo il percorso al contrario, per poi concludere il suo naturale diciamo percorso alla scuola San Pietro. Allora, Questo. invitiamo tutti a... Invitiamo tutti perché, ripeto, nonostante si tratta di un corteo più piccolo, più compatto, numericamente inferiore a quello precedente, sicuramente sarà un grande spettacolo che per l'ennesima volta stiamo decidendo di offrire non solo ai piazzesi che lo conoscono bene, ma a tutti coloro che si troveranno qui in concomitanza dell'arrivo del Pontefice. Quindi vi Grazie. aspettiamo numerosi. Grazie a tutti.